Castelfranco Emilia non è poi così lontana nello spazio e nel tempo. Lucchese che lavora sodo all'acquedotto in vista della trasferta appunto del Ferrarini. Gli emiliani di Chezzi vengono da 3 sconfitte consecutive, l'ultima a Massa 1-3, ma non per questo andranno sottovalutati. La nona sinfonia, intesa come vittorie di fila, una dietro l'altra, con lo spirito calcistico e il morale di chi adesso guarda tutti o quasi dall'alto in basso. Guido Pagliuca, in tribuna anche domenica prossima, lo sa, ma è consapevole che il fresco primato è solo un punto di partenza. Guardare il quotidiano, dobbiamo guardare, arrivare a domenica, domenica dopo domenica, pensare una settimana per volta, un giorno per volta e dare il massimo per il quotidiano. Sul terreno del Castelfranco, dove lo scorso anno i rossoneri si imposero 2-0, Lucchese in formazione quasi tipo, tanto che non è azzardato ipotizzare uno schieramento più o meno simile a quello che ha travolto il Fidenza. In realtà Pecchioli non ce la fa, tanto che Lima, favorito, e Riccobono si candidano per una maglia in attesa dell'imminente tesseramento di Zinetti. La trasferta è relativamente complicata anche da un punto di vista logistico per i tifosi, circa 200 km, tanto che si prevede un buon esodo. Unica raccomandazione, fate il tifo, ma non esagerate, anche perché, visto l'andazzo, il rischio è quello che a pagare ancora una volta siano la squadra e la società.